Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui con la 48esima puntata della serie Italia. Dunque, prima di riportare il trattore e la seminatrice al suo posto, diamo un'occhiata all'avanzamento lavori qui in farma, perché ormai siamo fermi con tutto. I maiali staranno morendo di fame, di sete, di solitudine, di ogni cosa. E allora diamo un'occhiata qua come siamo messi con cosa si drio combinare. Guarda che sculettamenti. Ma allora, ciao Marco, ma cosa state combinando? Tentare di venire su. Ma sono bombe quelle che ha Artemio? Sì. Ah, e le state trattando così? Ma siamo delicati? Sì, vedo. Guarda che roba. Buoni, ecco. Buoni, il problema. Marco, tappate il naso, va, che sei tritolo qui. Tritolo? In polvere. In polvere? Ma esplode tutto? Ma adesso si pingono sotto. Come? I cegadali, l'incarico, ora se vengono solo gli artificieri, no? Ti spiego. Come non arriva neanche tanto tempo, gli ha detto che vi lasciamo, cioè, praticamente, che non siamo la ditta giusta per fare che roba qua. Ah. E che praticamente ti si sono a botte di ferro con altri, Marco. Ma hanno tolto i detonatori, sì? Sì, qui sì, si ga porta via. Ok, allora, vabbè dai. Però non so, qua, secondo me che sei ancora qualcosa, però. Vabbè, vedete portarli via da qua, che se salta per aria tutto. Artemio, monta su sto camion, portate via sta roba. Infatti, sono visto chiamare Giovanni perché ho un problema. Che problema? Le ruote davanti non toccano il terreno. Non importa, basta che quei da Drio. Quei da Drio urta. Beh, metti su il primi. E casare il primi, ma non viene su. Accelera tutto. Non viene su. Provo a vedere sta qua. Forse. Occhio! Ma. Artemio, marcia avanti! Armi, ci sono io dentro qua. Che fate? Perfetto, dentro imbusati. Sto portando un po' qua la, il tritolo in polvere, vedi che è un po' sparso in giro. Dai che ti tiro su. Oh, no! Attento Marco che ti inondo di fumo amaro. Mamma. Mamma mia. Aspetta che mi aggrappo. Dai che con calma ti tiro fuori. Dai che è il primin. Guarda sti qua. Mi tocca tirarlo su così, Marco. Era come un puteo, guarda. Dai, papà. Papà. Piano, giù. Oh, no, così. E che appena ho mangiato una brioche adesso, non stava a mi vomitare. Oggi ho panchina. Oh. Manola. Guarda, è resta furbo anche. No, e sei andato a cacco col brassetto, guarda. Mi fa giusto? No. Ma no, là, dopo non va più fuori. E dove metto? Vedi dall'altra parte. Ho capito. Qua c'è panchina. C'è go? E corno a smettare? No. Vabbè, lo mettiamo su qua, dai. Giovanni! Dimmi! Perdi un attimo quel finestrì! Eccomi qua. Che lavoro. C'è passato un gatto per caso. Perché? Potrei avere traumatizzo di sentire tipo un gatto mi agguare. Pare più un arna che un gatto. È una roba del genere. Aspetta un attimo, che devo parlare un attimo col titolare. Dove sei? Qua. Marco. Ehi. E ora adesso noi altri portiamo via tutte 10 bombe. Sì. Qua ripristiniamo tutto quanto. E mettiamo solo la benedetta cisterna. Oh, mamma mia. E dopo te mi avevi detto qua in fondo
da oggi. E sarei oggi perché Artemio ha sbagliato a Iare. No. No, si sta Nino sto giro. No. Non c'entro niente. Ah, va. A te toia. E a Gorna non esiste più comunque. Beh, ormai. E praticamente qua mettiamo solo il silos, quello del fertilizzante. Sì, sì, sì. Il problema è quello della calce. Perché è un problema? Perché devo ancora ordinarlo. Ancora cosa? Ordinarlo. Mamma, ti consegna? Consegna prevista guardando il tablet 20 giorni. Mamma mia. Vabbè, però possiamo fare un accordo, però. Tipo? Che se te mi chiami qualsiasi ora, qualsiasi giorno, che sia festa o non festa, ti serve la calce immediatamente, si molla tutto, te la portiamo. Vabbè, piano Giovanni, anche se so di fare qualcosa con la femmina, male so fuori a mangiare con la femmina. Siete fermi, te muoviti giù tutto. No, te mi appetite, se l'autista. Se ti si dirò fare qualcosa con la femmina, te fermi, anzi, non te fermi neanche con la femmina. Ti acciappi in braccio, ti accarichi sul lato guida insieme con te, se continui sempre a fare quello che hai da fare, te lavori anche. Ti fai due robe in una. Però dopo ti tocca anche io. Così Artemio, dimostriamo alle donne che noi uomini siamo capaci a fare due cose contemporaneamente. Oh là. Però dopo Giovanni bisogna che paghi stipendio a Caia. Perché, scusa? Perché monta sul camion. Dai. Ma sa di montarti ti, hai avuto che pagare anche le cose. Metti. Vabbè. Nuove parole. Ecco. Comunque Marco, in teoria adesso guardando così da spanne, due ore abbiamo finito tutto. Buona. Presto perché adesso guarda. Guarda, le 15:38, se guardi l'orologio. Sì. Alle 17 finito tutto. Bisogna, perché ragazzi, guarda che qua meno più avanti, se no è per perdite dei miliardi. Dopo mi se perdo miliardi non vengo più in store a comprare roba, eh. No, guarda. Due ore si è finito tutto. Boh. Anche meno. Anche buona. A legna ti serve pastua? Sì, perché c'è freddo. Ecco, e ora bisogna smontare mezz'ora qua per tagliarla tutta. Beh, questa qua ti puoi tagliarla anche finché mi lavoro qua. Ah, buon, e ora te metti, guarda, te metti l'alberello qua. Ti metti qua per lungo e te metti qua con calma e tagli con te che tempo. Boh, questo c'è da tagliare ora. No, questo lascia che fa ombra, che dopo se caldo non sta. No, ma non, se mia parte sua questa. Va bene, mi interessa. Lascia comunque, ecco. Fa ombra. Neanche questi era parte mia, se per cui, ma mi intriga e ora li tiro via. Ma te che legna guadagna comunque, eh? Per forza. Va bene. Due ore che mo finio. Oro, dai. Comunque adesso ti marco, ti puoi già lavorare qui, Sì, sei sicuro il posto? Sì, adesso co va via il camion, già a posto. Va bene. Allora, insomma, riprendo l'organizzazione e vedo dove ero rimasto. Anche perché penso che i maiali abbiano fame. Adesso vediamo. Giovanni, il camion, dove sei che lo porto? Chi ti ha detto a tia destinazione? Te ho mandato su WhatsApp a posizione. Sapevo che a sinistra. Bravo. Dove era? A Encric, che era la base militare. Sì. Era andare là. È facile che abbia andare a Encric. Però adesso mi ho mandato a posizione, però non sa quanta strada che deve fare, per cui l'è partito contento. Sì, l'è partito contento. Se vediamo dopo. Sì, dopo. Sì, Artemio, se vediamo dopo. E procura tre pacchi di dischi. Di dischi? Ciao. Vabbè, procuriamo tre pacchi di dischi. Parti, se ti arrivi domani mattina. Va bene, dai. Aiuti. Ciao.
Credo capito, Marco. Sì, non sa che ha 3.700 km da fare andata e poi ritorno. Vabbè. Penso e vedrà. Guarda che Comunque, te va, è che è finita. Nino Beto che suga qua ruspa. No, le dio te dio seppeire il coso, Sì. il tritoio. Vabbè. Capito? Guarda, che polvere, va che roba. Va che roba. Basta, dai, oggi che vuoi dare che bestie qua i maiali. Bravo, ci vediamo dopo. Oh. Ciao. Allora, mettiamo in un luogo sicuro il fendet che non è neanche nostro. Tanto per cominciare. Guarda ancora tutto il foraio e tutta la paglia sui campi. Mamma, 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 più fatto niente. Signore. Cavate! Oh, cosa c'è? Sto lavorando, aspetta un attimo, devo finire qua, quasi finito, guarda. Vabbè, E tira via sto muccio di giarone qua. Guarda butto in mezzo insieme al tritolo. che roba. Posto. Quattro disgraziati. Dunque, intanto stiamo raggruppando qui un po' di balloni. E ormai guarda, c'è cresciuta un mucchio di erbacce anche sul campo. Abbiamo già dato un ballone ai maiali intanto che riprendano un po' a mangiare qualcosa. Abbiamo dato un po' di acqua, un po' di cibo, di quello che avevamo disponibile. E copiamo anche noi, dato che abbiamo ancora il fendet con la seminatrice per le patate e Oreste ha ancora un po' di patate, facciamo anche noi un po' di patate che poi vanno bene teoria anche per i maiali che o barbabietole le patate dovrebbero prenderle anche loro. Cos'è arrivato qua? È arrivato un mezzo. Largo. Ehi! Oh, posto. No, piano. Piano. Là. Là. Cosa? Grazie. Quale buon vento vi porta addosso i miei balloni? È il peso. Il peso, ok. Il peso del No, lavoro. Chiamo una folata di vento. Una folla di vento, va bene. Siamo una via come capite. Ascoltami, Marco. Sì. Abbiamo finito. Oh, bene. Adesso guarda, vengo a vedere perché ho sentito movimenti strani, battere, fare. Allora adesso. Sì, che mo ordinato tutto quanto. Adesso vengo a vedere. Comunque, Ioani, ti si sta un cancaro. Perché? E me manda in tanta mona con quel camion. Oh. Che ho fuori 70 pacchi di dischi, no, uno solo. Non va bene così. Però Non c'è va la bene. multa, te l'hai fermato. Ehi, l'ho sbusato 3 3 rue, ma dove Tre sei rue, tutto terzo. finito? Ciao. Paga per le tie rue, mai cambiarle, no? Sempre No. qui che gira. Bisogna finirle fino alla tela. E Dopo scioppa. infatti, esiste poco ti, no, comì? Rischio di 3 verbali anche. Non ti Rischio preoccupate. chi mi mette in aria tra via Chiave. Ehi, ma dove sei tu finito? Un posto ieri a Caffredo. Neanche a freddo, Non so, e mi hanno dato la posizione qua. Vabbè dai, aspetta che andiamo a casa. Artemio, monta! Guarda, vedi com'è che si fa a disfare le pompe? Guarda, guarda. 15 ora. Tra quanti quintali davanti e dopo... Puff! Già fa tutto. Vabbè, vorrà dire che prevederemo. Va via anche a storto, guarda, che se la ruota anteriore sinistra che se la sale che piega. Vedo. Vabbè, Ioani, provvederemo tagliando a breve di sto faresi. Tagliando? Butteremo a ferro vecchio questo. È già la seconda volta che vi porto a sistemare le pompe e l'olio. Mi ho rotto le scatole qua con le pompe e Sta l'olio. verso il espandi calce, Marco, sta verso espandi calce. Perché? Eccola. No, Ma gli hai fatto una busa? era perché hai visto che tre baioni era da schicciare una schianta.
Sì, ho fuori, dopo mi si impendo e tutto. E te fai il test? Guarda che peso. Sì, tutte accovacciate davanti, eh. Ma che roba, che se lascia che siga aiuto qua. Guarda la gomma roba che non scioppa, mica sto distante. Sì, sì, va. Te che sei vuoi accaparati, andi come scioppa. Tasi, tasi. Ascoltami Marco. Dimmi tutto. Allora, qui ti abbiamo messo la cisterna. Oh, bene. E non è riempita comunque, eh. Vabbè, dai, dopo chiamo il camion. E la capienza dovrebbe essere sui 15, se non sbaglio, 15.000. Artemio? Non ricordo. Da quanto sei a 15 quintai? 15 quintai dovrei essere. O 1500? No, 1500. Cosa femo? Un spuaccio? Bom bom. Sì, lo so, ho visto. Ci abbiamo messo anche dei lampioni. Ma squasse qua per terra? Se sfrido o se roba a buttare via? Siamo qua. Se corteccia. Corteccia. Davanti a porta di casa, guarda corteccia per tutto, guarda. Guarda il vento. Perché Nino non era più buon tenere saldo il coso. E il canone del siccome che mi ha rotto il pistone del canotto del trincia, era Nino che lo teneva fermo piano. Hai rotto, no? Si è rotto. Sì, ho rotto prendendo la gorna. Per cui già seconda gorna e praticamente Artemio ha buttato dentro tutto quel legno, però lo ha fraccato talmente tanto che se ne è in coconà e se ne via e Tegue, se ne via Nino, se ne via anche il condotto. Mamma, guarda, è tutto. Ne è partito anche qua. Sì, anche un fettino dentro sugli attrezzi qua. Madonna, guarda l'officina tutto piena e sicura. Ma guarda, inconvenienti del lavoro. Guarda che razza di affari. Anche dentro all'altra. Ma sì, è polvere. Mamma mia, siamo scuri non sia covidi. E se tu hai che polvere qua, sei caura. Però fa un po' di pulizia però, perché non va bene così. Va bene, ora sistemiamo tutto a nuovo. Deriami. Che sistemi? Perché mi vuoi andare via anche. Dove tornare? Quando vivo qua femmina. Ecco, e dai con questa femmina. E avanti e torno sempre con questa femmina. Ecco, questo qui è il silos. Ok. 60.000 litri. Bene, dai. E te l'ho già riempito, Marco. Oh là. Così per va bene. Questo è due lampioncini. Questo è fertilizzante. Fertilizzante. Buona, buona. Allora, i spioncini di livello, ottimo. E basta, poi te hai già il silos, quello della farm. Sì, sì. E basta. Ah, ho un bancale di legna se vuoi. Uno solo? Quanti ne vuoi? Quanti sono venuti fuori? Dai, due alberi qua. Adesso non pretendiamo tutti. A parte che qua devi ancora finire, quindi intanto finisci qua, poi... Ma se è stato ma se il tuo operaio ci ha detto che si arrangiava lui. Il mio operaio? Sì. Vuol dire. Ah, vabbè, allora posto così. Per quello l'abbiamo lasciato qui così in parte. Vabbè dai, perfino contrassegnato. È vero, ho fatto una croce rossa. Vabbè dai, adesso là dai, dopo qualche modo. Ecco, e prossimamente ti mandiamo la fattura. Sì, vabbè. E basta. E dopo vediamo il da farsi. Ecco. Vabbè, Marco. Bene. Un piacere. Posto, io vado onorevole. Avanti. Grazie, sì, onorevole. Vabbè, dai. Ci vediamo alla prossima. Ah, a proposito, ho visto una carta sopra l'ufficio, carta... lì, la scrivania dell'ufficio.
che sei a noleggio di un John Deere? No, cos'era? No, sì, avevo preso anche il John Deere per fare i primi lavori. Adesso ho qui il Fendt con la seminatrice, con la piantatrice per le patate. E sarebbe fino a domani, e volevo, perché ho fatto i campi da Oreste, e volevo sfruttare, dato che ho i maiali, mi serviva un po' di patate o barbabietto, adesso penso patate, e volevo fare un campetto anch'io di patate. Adesso sto liberando il campo dai balloni apposta per quello, ecco. Va buono, e ora se te vuoi te asso anche il giorno dopo. Va buon, buon, buon. Ecco. Pagando l'extra. Sì, extra. Lavori che avevo fatto fare, che extra. Bisogna, extra. Ma che ti ho fatto? Che ti ho messo sulle telecamere, Marco? Telecamere? Guarda sul lampio, in alto. Sì. E come mai? Sì, perché qua, cioè, inizia a essere che roba di valore, e allora anche per controllare vuol dire, perché tante volte so via a fare lavori per terzi, cioè magari ti dici aspetta che controllo se devo fare tutto quello che ho detto, e più di una volta ti trovi a dormire. No, ti trovi, sì, beh, che fa altro, ti trovi qua, lui lava, e che consuma l'idropulitrice ormai. E che problema c'è? Te ne vendiamo una di nuovo? Sì, sì, che problema c'è? Che forse lavare si consuma anche gli attrezzi, solo lavarli, bisogna usarli. Ah, Marco, no, ancora un'occasione. Occhio. 300 euro un compressore. 300 euro compressore, no, che dopo si mette a soffiare anche la mattina fino a sera. E ora, niente. Anche se è un'occasione. No, se go a soffiare così i trattori, i compressori. Ora, va bene. Andiamo avanti, non altri. Oro. Marco, buon lavoro e alla prossima. Bene. Chissà che fa un tocchetto, siamo a posto. Sì. Comunque penso che in parallel sia un qua, niente scavi in profondità. No, guarda. Cavatori se meglio, basta qua. Casa. Si fa una plateta sopra e si costruisce sopra. Fino a un certo limite, dopo se te mi dici, vado a buttare, sguardo a rifare l'impianto del silo, sguardo a fare qua ed là. Perché chissà quali altre sorprese può preservare un terreno del genere. Però ti dico la verità, siccome gli artificieri si vengono su col Mectar Detector là, io se partì da dove che taglia il farasi, si vengono praticamente fin qua. Sì, e che ha detto che più avanti è andata a suonare e nasea via le testa per fin. Signore. Per cui secondo me, Marco, da qua fin qua a te conviene non fare niente. No, se sa la profondità dovrebbe essere, da quello che ho capito, bello fondo sui 4 metri. Bom. Allora lascialo lì che giace e basta. E basta. Va bene. Potrebbe essere un potrebbe essere un missile oppure certo, che roba a trovare l'oro. No, se fogliera oro che avevo già tirato fuori, tanto tranquillo. Hai avuto che proviamo a scavare. No, via, no scavare, basta. Che sono sta fermo qua all'azienda 5 giorni qua per tutto sto casino. E adesso devo da recuperare, guarda che roba. Ah, che te spacchi le pompe. Spaccare pompe, altro che. Andiamo avanti, dai. Saluti. Te vediamo. Ciao. Occhio. Guarda. Viatemi un safari. E dove? Da trio. Guarda che sei buso qua, guarda. Ma non si può tappare. Il prossimo giro arrivo con un camion, Marco. Dai, porta un camion di ghiaia per piacere là. Poi porta lo scavatore. Un po' destabilizzato qualcosa. Vamo. Ciao. 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 Va bene, facciamo un po' stock di balle qua per i nostri maiali, che così ne diamo già
quanto che gliene serve. Olla. Tanto appoggiamo qua. Là. Andiamo che abbiamo il campo pieno.